ringraziamo Raffaele Chiocchi, sì. E introduco subito Edoardo Natale, anche lui sfornato dal Federico II, al momento in progetto S2Move cofinanziato dal MIUR nell'ambito delle Smart City e delle Social Innovation, e oggi ci parlerà di OpenStreetMap, WebGIS e le applicazioni di queste tecnologie. Allora, io ho portato con me una, la vedete, no? È una cartina geografica, no? È bellissima, ci è voluto tanto impegno per farla. Questa rappresenta la carta idrogeologica della provincia di Avellino. E, questa mappa praticamente è costata tanto, questa è una mappa diciamo utilissima perché? Perché mostra sostanzialmente quali sono le, i punti di pericolo in un'area che è ricca di sorgenti, quindi è necessario mappare su una cartina geografica tutte quelle che sono le risorse idriche per cercare di capire se una certa attività antropica può andare a diciamo, influenzare questo tipo di risorse naturali. Ora, in provincia di Avellino, immaginate, ci sono circa 4.000 sorgenti, no? Che danno acqua a gran parte del meridione, Napoli, la Puglia, diciamo la Basilicata. Ora però, diciamo, questa, non mi fraintendete, una cartina è fondamentale, insomma è costata circa centinaia di migliaia di euro, però ha un piccolo difetto, che è inutilizzabile. Cioè una cartina del genere, che è utilissima, è fondamentale, però purtroppo non è condivisibile, non la possiamo riutilizzare, non è possibile aggiornarla in tempo reale, è una cartina sostanzialmente vecchia, quindi una vecchia mappa. Quando infatti noi oggi parliamo di mappa, quando uno dice vicino a un'altra persona cerca su una mappa, cerca l'indicazione geografica, noi pensiamo a questo. Andiamo su Google Maps, andiamo a cercare la risorsa di cui noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una strada, di un edificio, un'attività commerciale, andiamo su Google Maps. Qual è il limite di Google Maps però? Diciamo, tra i limiti di Google Maps sicuramente è che noi non possiamo cercare tutto, non possiamo andare a individuare una sorgente nel nostro caso, così come non possiamo andare ad individuare tutte quelle risorse che un'azienda come Google, così come Microsoft, non ritengano essere utili a fini commerciali. Quindi non sono quelle determinate risorse che a lungo termine all'azienda possano portare un vantaggio economico, ma questo è chiaro, è giusto, loro forniscono un servizio gratuito, devono pur avere un ritorno economico da un certo punto di vista. Resta comunque uno strumento fondamentale, perché attraverso una mappa del genere è possibile effettuare una ricerca abbastanza veloce, è possibile effettuare filtraggio dei dati in maniera anche abbastanza sufficientemente complessa, abbiamo contenuti aggiornati in tempo reale, ma questo lo sappiamo perché lo utilizziamo tutti i giorni, ed è possibile poi effettuare la navigazione, quindi avere algoritmi di routing per cercare il percorso ottimo tra due punti, quindi tra una sorgente e una destinazione. Quali sono i limiti fondamentalmente? Ve li ho accennati, non è possibile cercare tutto. Se io voglio individuare il centro di raccolta per rifiuti, la raccolta differenziata, quello più vicino a casa mia, non posso farlo. Se io voglio andare a individuare quali sono, per dire, le sorgenti, appunto come dicevo prima, non posso farlo. Non solo non posso farlo, ma non posso nemmeno aggiornare io, non posso contribuire ad inserire queste informazioni all'interno della mappa di Google. Posso segnalare, ma sostanzialmente io non posso aggiungere nulla di più. Io quello che voglio in realtà è una mappa geografica alla quale non solo posso contribuire, ma dalla quale io posso prendere tutte le informazioni che voglio, scaricarla in locale, modificarla eventualmente e costruirci sopra le mie applicazioni, il mio algoritmo di routing. Tutto questo si può fare con OpenStreetMap. OpenStreetMap in pratica è una mappa open source che funziona con lo stesso stile di Wikipedia. Quindi, così come avviene con Wikipedia, io posso inserire dei nuovi contenuti, posso aggiornare contenuti esistenti e posso riutilizzare il contenuto che attualmente è presente su OpenStreetMap. Quindi, in sostanza, qual è la differenza con Wikipedia? Che io non vado a creare un contenuto, quindi un articolo relativo, diciamo, ad un oggetto, una persona o una risorsa. Io vado sostanzialmente a inserire dei dati geografici all'interno di una mappa e associare a questi dati geografici dei metadati. Andiamo a vedere, diciamo, più in dettaglio di cosa stiamo parlando. OpenStreetMap quindi è una mappa geografica open source, io posso contribuire inserendo le mie informazioni, queste informazioni sono diciamo date alla community, la quale è l'unica in grado di validarle, di approvarle e poi
diciamo renderle disponibili al mondo intero. La differenza fondamentale, oltre a tutte quelle che ho detto finora, è che OpenStreetMap in sé non ha delle logiche di profitto, a lungo termine non va, diciamo, a fare dei piani economici, perché è open source. La community, come dicevo, infatti, è quella che è l'unica a decidere che cosa va visualizzato e come. Tutti i contenuti che io aggiungo ad OpenStreetMap domani mattina potranno essere rimossi da un altro membro della community e far nascere una discussione, esattamente come avviene con Wikipedia. Il database di OpenStreetMap esiste ed è scaricabile. Che cos'è il database di OpenStreetMap? Rappresenta tutto quello che sono, che è il reticolo stradale mondiale, tutto quello che quelli che sono i punti di interesse di tutto il mondo, sono liberamente scaricabili e modificabili. In questo modo io posso realizzare le mie applicazioni complesse e questo apre sicuramente un nuovo business per le aziende, ma anche per i privati, per le start-up e chi vuole, diciamo, approfondire questo argomento. Infine possiamo anche pensare a una cosa: quando noi utilizziamo un navigatore satellitare, ma lo stesso Google, insomma tutto quello che ci permette di scoprire qual è il percorso da una sorgente alla destinazione, noi non sappiamo quell'algoritmo come funziona, perché non è open source. Quindi noi conosciamo, diciamo, il percorso ottimo tra una sorgente e una destinazione, perché chi ce lo dà? Ce lo dà il fornitore del sistema di navigazione, ma noi non sappiamo il motivo, il modo con cui questo percorso è stato calcolato. Ci potrebbero essere delle politiche economiche che noi non conosciamo, che potrebbero far preferire, diciamo, un percorso piuttosto che un altro. Con OpenStreetMap, diciamo, questo noi non abbiamo la certezza che avvenga o non avvenga in questo modo, ma sappiamo con certezza che OpenStreetMap non funziona così. OpenStreetMap fa in modo che ciascuno può creare il proprio algoritmo di routing. Molti sono già disponibili online, ma chiunque, diciamo, può creare il proprio. Adesso, diciamo, scendendo un po' più nel dettaglio, vi spiego un po' qual è l'architettura di OpenStreetMap, quindi, che è un'architettura, diciamo, molto generale, vale, diciamo, è abbastanza universale, e che, diciamo, ci fa capire come funziona una mappa geografica quando la vediamo su web. Quando noi andiamo su Google Maps o Bing Maps oppure su OpenStreetMap, quello che vediamo è semplicemente una mappa geografica. Noi quando interagiamo con la mappa geografica, diciamo, questo modo di interazione lo chiamiamo Sleepy Map, ovvero tutte quelle operazioni di pan, cioè spostamento, di zoom, che gestiscono, diciamo, il caricamento delle tegoline che fanno parte, che costruiscono la mappa, tutto questo viene gestito, e tutto quello che noi percepiamo, diciamo, nel momento in cui apriamo il sito web, nel momento in cui noi vogliamo interagire con la mappa. Ma al di sotto ovviamente ci stanno una serie di tecnologie non banali. Primo fra tutto, quindi, noi abbiamo un back-end che si occupa sostanzialmente di ospitare i dati, quindi è un database fondamentalmente, con un'estensione spaziale. Quindi non è un solo database che si occupa di immagazzinare dati, informazioni, stringhe o numeri, ma anche dati geografici che sono costituiti da coordinate. Poi abbiamo, diciamo, un motore di rendering che si occupa di prelevare questi dati. Quindi, che cos'è un punto? Di disegnare il punto, di disegnare una retta e fare in modo che i dati memorizzati sotto forma di numeri e lettere vengano poi renderizzati, quindi visualizzati come quelli che sono in realtà linee, punti, poligoni. Infine abbiamo un front-end grafico che si occupa di recuperare, diciamo, queste tegole di cui vi dicevo, ovvero la mappa vera e propria, e dimostrarla all'utente. E infine di dare tutti gli strumenti per poter zoomare, per poter diciamo, cambiare angolazione, eccetera, per potersi muovere. Andiamo, diciamo, un po' più nel dettaglio, iniziamo a parlare un po' del database. Come vi dicevo, OpenStreetMap utilizza un DBMS geospaziale che sarebbe Postgres con un'estensione GIS. Postgres è uno dei DBMS più utilizzati al mondo, è open source, è diciamo molto potente come database e dà la possibilità, appunto, attraverso questa estensione spaziale di poter usufruire di tantissime funzionalità per effettuare operazioni di calcolo su base geografica. Quindi è possibile effettuare delle ricerche geografiche utilizzando dei punti in base a delle coordinate, latitudine e longitudine, e fare tutta una serie di operazioni complesse, una delle quali, che spiegherò più avanti, sarà quella di map matching. Al di sopra del database ci sono tutta una serie di funzionalità che vengono utilizzate da OpenStreetMap per ottimizzare la ricerca e l'indicizzazione dei dati. Tutte le informazioni che noi salviamo all'interno del database sono costituite
sostanzialmente da tre campi fondamentali. Il primo individua un, diciamo, il tipo del dato che noi andiamo ad inserire nel database. Ce ne sono tre tipi fondamentali, sono punti, poligoni e line string. I punti sono dati da una coordinata geografica, latitudine e longitudine, quindi un punto identificato in maniera univoca. Più complesso del punto ci sta una line string, che è data praticamente da un insieme di punti collegati tra di loro e quindi vanno a formare una linea vera e propria. La line string, diciamo, più evidente che noi conosciamo sicuramente sarebbe quella di una strada sostanzialmente, quindi una strada all'interno del database viene mappata con una line string. Più complessa di una line string invece è un polygon. Praticamente il poligono non è altro che una linea chiusa, quindi la differenza con la line string è che l'ultimo punto coincide con il primo. Qual è il poligono, diciamo, più comune? Quello che ci viene più in mente è un edificio sostanzialmente, quindi qualunque edificio viene mappato in un database con un poligono. Questi sono i tipi fondamentali e sono questi quelli utilizzati da OpenStreetMap. Poi un altro elemento fondamentale, il secondo, è il tag. Per poter fare in modo che OpenStreetMap riesca a trattare questi dati in maniera univoca e a distinguerli, è necessario taggarli. Un tag è costituito da una coppia chiave-valore. La chiave identifica, diciamo, una serie di tag, quindi accomuna questi tag. Potrebbero essere le strade, potrebbero essere edifici, eccetera. Mentre il valore del tag è, sostanzialmente va a specificare che cosa viene indicato nel campo chiave. Ad esempio, se noi consideriamo un punto, un ipotetico tag potrebbe essere highway bus stop, dove con highway andiamo a identificare la strada fondamentalmente. Il bus stop rappresenta la tipologia, diciamo, va a identificare ancora di più quello che nel campo chiave viene indicato in maniera sommaria, quindi in maniera diciamo più generale. E così via, una line string potrebbe essere identificata dal tag highway residential perché è una strada residenziale, il poligono invece potrebbe essere un building, quindi un edificio e in particolare un hotel. E poi, diciamo, ci sono tutta una serie di metadati che vanno a specificare, ad aggiungere informazioni alla posizione geografica, ad esempio il nome. Come abbiamo detto, poi tutte queste informazioni devono essere renderizzate, quindi per poterle vedere, quindi per poterle rendere utili a chi sta utilizzando il servizio, è necessario associare ad un punto la propria immagine, quindi fare in modo che l'occhio umano riesca a riconoscere quello che è contenuto all'interno di un database, per poi andare a definire la mappa geografica finale. Il punto in questo caso è un cinema, la line string è una strada, tutte quelle strade sono delle line string, i poligoni invece sono gli edifici. Questo, diciamo, è come funziona un po' sommariamente attraverso un'architettura semplificata a tre livelli OpenStreetMap. Ora, diciamo, che cosa è possibile fare con OpenStreetMap? È possibile fare due cose in sostanza. È possibile contribuire, perché io sono un contributor e mi piace contribuire al mondo open source, e posso inserire la mia conoscenza, metterla in condivisione con gli altri. Oppure posso sfruttare OpenStreetMap, che vedremo più avanti. Come faccio a sfruttare OpenStreetMap? Prelevando tutte le informazioni, tutto il database di OpenStreetMap e scaricarlo in locale per poterci fare tutte le mie applicazioni. Per contribuire all'OpenStreetMap, l'anno scorso, a Linux Day 2014, ho fatto una presentazione completamente dedicata alla contribution, quindi su come poter contribuire. La trovate online sul sito del NALUG. Qui, diciamo, ci limitiamo ad una sola slide perché volevo presentare un'applicazione complessa che ho rilasciato open source e che è possibile scaricare da GitHub, che si occupa di sfruttare i dati di OpenStreetMap per realizzare un meccanismo di gestione di segnalazioni, che spiegherò più avanti. Per contribuire a OpenStreetMap ci sono tre passi fondamentali. Oltre ad iscriversi al sito, ovviamente, dobbiamo raccogliere delle informazioni. Come facciamo a raccogliere delle informazioni? Utilizziamo un tracker GPS, iniziamo a camminare per strada, iniziamo a farci localizzare. Una volta che, diciamo, la traccia è pronta, noi la carichiamo sul nostro computer e facciamo l'upload sul sito di OpenStreetMap. In questo modo la traccia è pronta per poter essere caricata e è pronta per poter essere aggiunta alla nostra mappa geografica e condividerla con il mondo. Una volta fatto il caricamento, questa traccia però deve essere modificata, perché io devo aggiungerci dei dati. Oltre ad avere la posizione geografica, la tipologia di dato, eccetera, io devo aggiungere un campo nome, devo collegarlo ad altre informazioni e quindi è necessaria un'operazione di editing che viene una volta che io ho caricato la mia traccia GPS.
Ovviamente io per contribuire a OpenStreetMap non sono vincolato a dover dare un contributo, nel senso di creare da capo un contenuto. Così come avviene con Wikipedia, io posso modificare anche un contenuto esistente. Quindi una volta che vi iscrivete al sito di OpenStreetMap, potete anche modificare il nome di una strada, la posizione geografica, potete modificare con degli editor open source che esistono su internet, ma anche attraverso HTML5 sulla home page di OpenStreetMap andare a modificare addirittura la geometria delle strade. Quindi se io so che vicino a casa mia via Cilea non è perfettamente in linea con quello che qualcuno già ha scritto su e già ha messo su OpenStreetMap, io posso andare a modificarla. Ma passiamo, diciamo, a cosa un pochino, secondo me, più, diciamo, più divertente, soprattutto per chi come me è un po' smanettone, che è quello di voler sfruttare i dati di OpenStreetMap per poter realizzare la propria applicazione. Ci sono due modi per sfruttare OpenStreetMap fondamentali. Il primo è quello di scaricare completamente il mondo OpenStreetMap in locale. Quindi io mi prendo il database di OpenStreetMap, l'enormità delle strade che ci sono sul web attualmente, le scarico in locale sul mio computer e io le vado a modificare. Oltre diciamo il database di OpenStreetMap, io posso scaricare anche tutta una serie di strumenti che mi consentono di aggiungere, modificare, diciamo, effettuare le operazioni più complesse. Oppure posso fare un'altra cosa. Io sono bravo a realizzare dei web server, mi piace, però non voglio scaricare il database di OpenStreetMap perché è enorme, e posso sfruttare delle API. Quindi sostanzialmente mi collego a dei servizi esterni che mi danno tutte quelle informazioni di cui io ho bisogno. Diciamo, ovviamente tutto questo ha dei pro e dei contro che potete benissimamente immaginare. Io l'applicazione che ho fatto e che ho caricato online, diciamo, è un po' ibrida e la vado a spiegare a breve. Tra gli strumenti che io posso utilizzare per sfruttare OpenStreetMap ce ne sono quattro, diciamo, che io ho individuato e che sono veramente interessanti. Il primo è quello di cui già vi ho parlato, il database di OpenStreetMap, che posso scaricare, è rilasciato in licenza ODPL, quindi Open Database License, e quindi lo posso scaricare e modificare liberamente. Il secondo è il tile server. Che cos'è il tile server? Il tile server è quello che si occupa di prelevare le informazioni dal database, di renderizzarle e creare la mappa geografica formata da quelle tegole che compongono diciamo quello che io vedo nel momento in cui vado su OpenStreetMap, che è la cartina geografica fondamentalmente. Questo è molto più complesso, è un server che richiede notevoli risorse, quindi io direi di utilizzare le API per sfruttarlo. Poi c'è un altro interessante strumento che è Nominateam. Nominateam si occupa di fare delle ricerche complesse su OpenStreetMap, ma in particolare, dato un punto geografico, Nominateam mi restituisce la locazione geografica che si può capire, diciamo, che un umano può capire in pratica. Cioè, dato un punto geografico, io conosco qual è la strada sulla quale questo punto si trova. Questo viene utilizzato per le comuni operazioni di map matching, e cliccando su una strada, che cosa c'è qui vicino, e lui ti dice che ci sta, che ci sta un edificio, un indirizzo in particolare. E poi ci sono altri strumenti come Overpass, che si occupa di fare il filtraggio dei dati in maniera molto più complessa. È uno strumento che è online e che è stato utilizzato ad esempio per andare a verificare in quali zone in questo momento quali zone non sono coperte da OpenStreetMap e alle quali io posso contribuire. Vi dicevo, ho realizzato un sistema per la gestione delle segnalazioni. Che cos'è un sistema per la gestione delle segnalazioni? In pratica io vado su una cartina geografica, su una web map, vado a cliccare su un punto perché voglio fare una segnalazione a causa di un disservizio. Se in una determinata area c'è qualcosa che non funziona, io voglio segnalarlo al gestore dell'edificio, dell'area, del comune magari. Una tipica applicazione che è stata già implementata in una piccola zona dell'Irpinia è stata quella di effettuare una segnalazione per discariche abusive. In pratica, cliccando sulla mappa, è possibile inserire, compilare un form praticamente, all'interno del quale inserire un po' di parametri descrittivi, inviare la segnalazione e questa segnalazione poi compare sulla mappa. Da un lato il cittadino, l'utente può visualizzare semplicemente quello che sta accadendo, quindi dove si trovano queste discariche abusive, dall'altro il gestore ha un pannello di controllo attraverso il quale può andare a modificare la segnalazione, cancellarla e prendere delle decisioni. Ovviamente io l'ho fatta in maniera talmente generale che è applicabile ovunque.
può essere ad esempio un sistema per la gestione delle segnalazioni in un parco nel vostro condominio, un sistema per la gestione delle segnalazioni per il comune, non lo so, per il comune di Pozzuoli o quant'altro. Che cosa è stato utilizzato per realizzare un sistema di gestione delle segnalazioni? È necessario innanzitutto un web server. Per realizzare un web server io ho utilizzato un framework che si chiama Play. È un framework open source, scritto in Java, in Scala, quindi supporta tranquillamente Java, e che segue il pattern, il design pattern Model View Controller, che è stato introdotto anche nella presentazione prima. Attraverso questo design pattern io che cosa posso fare? Posso separare la logica, quindi tutto quello che è la logica di implementazione, quindi la logica di gestione dei dati, da quello di presentazione dei dati, da quello di conservazione, quindi salvataggio dei dati. Poi ho utilizzato un DBMS open source che è Postgres, con estensione geospaziale PostGIS, che mi consente di salvare i punti all'interno del database e successivamente manipolarli con estrema facilità. In più ho utilizzato Nominateam per reverse geocoding, quindi in pratica una volta che noi facciamo una segnalazione sulla mappa, una volta che viene effettuata una segnalazione, questo servizio mi restituisce la strada sulla quale la segnalazione è stata effettuata. Poi per il rendering della mappa, quindi per poter visualizzare la mappa su un comune desktop o sul cellulare, è stato utilizzato Mapnik, che è stato utilizzato ovviamente attraverso delle API perché è enorme, molto pesante. E infine, per poter effettuare tutte quelle operazioni di pan, di zoom, come una mappa classica, è stato utilizzato un framework JavaScript che si chiama Leaflet. Perfetto. Ho anche fatto un sequence diagram in modo da capire bene come può funzionare un sistema per la gestione delle segnalazioni. Se noi ci poniamo a sinistra, lo leggiamo da sinistra verso destra, l'interazione avviene in questo modo. Io che sono il client, quindi io che sono l'essere umano, praticamente mi collego al sito web e clicco sulla mappa. Nel momento esatto in cui io clicco sulla mappa, parte una richiesta OpenStreetMap per avere l'elenco, tutte quante le tegole, quindi tutti quanti i tile che compongono la mia mappa, e li scarico in locale. Successivamente al click viene scatenata una chiamata verso Nominateam, che è il servizio di cui vi dicevo prima, il quale mi restituisce la strada più vicina al punto che io ho cliccato sulla mappa. In questo modo io posso in maniera automatica, anche se non conosco il nome della strada, sapere nei pressi di quale strada, di quale posto quella segnalazione è stata, si riferisce. Successivamente andiamo a effettuare all'invio della segnalazione, quindi una volta compilati i dati, il mio form è completo, questa interazione avviene tra me e il mio web server, quindi salvo questi dati all'interno del mio database per poterli recuperare e mostrare in un secondo momento. Successivamente, quindi infine, queste informazioni possono essere recuperate attraverso un'operazione di lettura e mostrare quindi una mappa geografica sulla quale ci sono tante segnalazioni e ogni segnalazione viene opportunamente descritta. Per finire volevo parlarvi del modo, una maniera più complessa di utilizzare OpenStreetMap, utilizzando servizi di map matching, che è stata utilizzata all'interno di un progetto cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione, che si chiama S4Move, che ha terminato adesso la propria fase sperimentale nel comune di Pozzuoli, che si occupa di monitoraggio di flotte e di monitoraggio del traffico in città. In particolare è stato realizzato, sfruttando OpenStreetMap e gli algoritmi open source, anche grazie al DBMS Postgres, un sistema che consente di effettuare il map matching, quindi cercare di tracciare la posizione di un autobus in città per capire esattamente dove si trova e riportare, cercare di correggere gli errori che sono dovuti al GPS, effetti Canyon e quant'altro in città, e riportare, diciamo, la traiettoria del mezzo sulla strada. Tutto questo, tutto quello di cui vi ho raccontato in questa mezz'ora, non è possibile realizzarlo se non si utilizza OpenStreetMap, oppure una mappa libera qualunque, ma OpenStreetMap, diciamo, è il progetto più completo attualmente esistente. Se volete riutilizzare diciamo questo piccolo esempio che ho realizzato, questo Warning Manager, potete andare su GitHub, una volta che caricheranno le slide saranno presenti online, quindi potete anche copiarvi l'indirizzo. Se avete ovviamente altre domande oppure considerazioni da fare, contattatemi via email o su Facebook, come preferite. Grazie. Domande?
Matteo sta scappando, prima che... No, no, ci sono domande.